Complimenti, io sono Giulia, sono insegnante coreografa di pop contemporaneo da 18 anni, sembro molto giovane ma non lo sono. E insegno in vari corsi di Mantova e provincia, ma in particolare presso Elianto Spinto Danza, dove insegno il pop contemporaneo. Partecipiamo durante gli anni con i miei gruppi a vari contest, che sono contest prettamente hip hop, però devo dire la verità che ultimamente ho avuto varie richieste dalle mie allieve sul K-pop, quindi per me oggi è stato fantastico essere qui, così ho potuto vedere in diretta bene come si svolge il tutto e perché no magari fare uno scambio hip-hop, K-pop. E, che dire, l'energia che avete è stupenda, tante di voi so che sono autodidatte, quindi veramente fantastiche, perché è difficilissimo, lo dico io da insegnante, ma davvero complimenti. Passo la parola alla mia assistente Alice. Ciao a tutti. Allora, Giulia ha già detto tutto quello che avrei detto anch'io. Comunque, ciao, io sono Alice e faccio da assistente, collaboro con Giulia ormai da 15 anni, credo, da quando ero una bambina, e abbiamo la danza nel sangue, quindi per noi oggi avere questa opportunità, oggi è stata davvero un'opportunità fantastica, un'esperienza davvero memorabile. Anche faccio i complimenti alle ragazze perché sono state veramente, veramente, veramente brave. Un'energia fantastica, la faccia, l'interpretazione. Devo dire che non è così scontato neanche a concorsi, rassegne dove ci sono ballerini professionisti che ballano da anni. Per essere autodidatte, la maggior parte di voi mi avete stupito davvero. E niente, grazie davvero per essere qui e per averci invitate. E possiamo partire. Passiamo la parola a Silvia. Ok, grazie. Benissimo. Come il K-pop abbia convertito in 10 canzoni le ballerine, sono super le maestre di hip-hop. E io sono Silvia, sono una divulgatrice di cultura coreana e rappresento nella giuria la non esperta di danza ma l'esperta di K-pop. Anche io voglio fare ovviamente complimenti alle nostre ragazze, avete imparato delle coreografie per me difficilissime. Ogni volta che faccio la giudice mi stupisco sempre di più della bravura e soprattutto del mood e della forza che trasmettete con canzoni che sembrano eterne da quante mosse dovete fare. Quindi complimenti a voi. E dunque, a questo punto direi che possiamo iniziare con il podio. Chi di voi tre annuncerà il terzo posto? Allora, ci siamo organizzate così. Abbiamo deciso che una di noi annuncia il podio, diciamo, e l'altra invece dà una menzione. Quindi io annuncerò il terzo posto. Ok, allora, Silvia, partiamo con il nostro rullo di tamburi. Oh! Al terzo posto, Charlie! Charlie è già in lacrime, la regina. Vieni qui! Charlie, ti aspettiamo sul nostro palco, ti asciughiamo con le lacrime. No, stellina! Che cuore! Intanto, se vuoi dire una menzione speciale per Charlie. Allora, faccio fatica. No! No! Non piangere che siamo sensibili e piangiamo anche noi dopo. Quindi non piangere. Allora, tu ascoltami, tanto sfogati. Allora, devo dire che ballare come prima esibizione, secondo me, è sempre la parte più difficile. Non devi, diciamo, rompere il ghiaccio, e quello è davvero difficile perché non sai neanche cosa aspettarti. Devi ancora vedere le tue compagne che ballano. Ti devo dire, la cosa che mi ha colpito di più è stata l'energia. Cioè, hai messo un'energia, faceva paura, cioè proprio si vede che stavi spaccando il palco dall'energia, dalla voglia e dal piacere che ti dava ballare questa canzone, quindi davvero bravissima. Brava Charlie. Allora, io annuncio il secondo posto. Oh! Io prendo la parola un attimo perché vorrei darti una menzione speciale perché mi sei piaciuta tantissimo, veramente tantissimo, hai un movimento che
meraviglioso, un'energia, una presenza di palco importante, quindi ti faccio i miei complimenti, mi sei piaciuta veramente tanto. Bene, direi che siamo arrivati al primo posto. Siamo pronti? Primo posto a Mico. Speciale, io vedo Nicole ballare questa canzone da ere geologiche e non mi stanco mai della sua energia, l'hanno recepita anche le nostre insegnanti di ballo e è stata una dura lotta a scegliere tra Nicole e Sam, ma mi sono permessa di mostrare, diciamo, il mood che nella versione di Nicole era proprio mezzo punto, è stata veramente una dura lotta. Ma comunque questa canzone ti è cresciuta dentro e quindi sono super super contenta di premiarti oggi. Dunque, io ringrazio le nostre giudici, ringrazio anche tutti i nostri ballerini, siete stati bravissimi dal primo all'ultimo, tutto questo contest meraviglioso. Ringrazio per l'appunto le nostre giudici per essere venute qui. Magnifica anche loro e ringrazio anche il Mantova Wonderfest che ci ha dato questa bellissima opportunità, ci ha dato quest'oretta sul palco e ci ha dato anche lo stand che trovate nel padiglione 2 qui dentro. Se volete ascoltare un po' di K-pop venite pure da noi, mi raccomando ricordatevi che al palco Omega dalle 14 alle 15 terremo un talk sulla cultura coreana e dalle 16 alle 17 terremo la K-pop Random Play Dance, per cui mi raccomando, noi facciamo l'appello, vi vogliamo tutti lì. Palco Omega davanti all'ingresso. Grazie mille a tutti quanti e ci vediamo tra poco.